Salve a tutti e benvenuti ad una nuova parte del mio Let's Play a Pokémon Nero. Nella scorsa parte, comunque in questa parte dovrei essere riuscito ad aggiungere lo schermo inferiore nel montaggio. Non lo so, forse è un po' più piccolo dello schermo superiore. Vedrò poi, ma guardate, i miei Pokémon sono Marlin, che già abbiamo imparato a conoscere in queste prime due parti. Theodore, che vabbè, Tigre, che vabbè, abbiamo catturato alla fine della scorsa parte, ma non faranno parte del team. Mentre Marlin, sì, a pieno titolo. E da questa parte non dovrebbero esserci più rallentamenti di sorta, quindi cominciamo contro questo. Cos'è? Guardo, quando gli sguardi dei due allenatori si incrociano, inizia la lotta. Dovrebbe essere un bullo. È il primo allenatore non importante che incontriamo. Comunque, scusate se sentite il rumore di sottofondo, ma purtroppo la mia seduta, diciamo così, fa un po' di rumore. È un bullo con un Patrat a livello 7, ok? Pistolacqua. Vai, Marlin. Cos'altro vi dovevo dire? Niente. Mi raccomando, continuate a commentare anche nelle scorse parti, perché vi ricordo che ogni volta c'è la domanda della parte. Ve la posso fare anche prima, perché boh. In ogni caso dobbiamo sconfiggere questo allenatore, almeno chiacchieriamo un po'. La domanda della parte, in questa parte l'avevo già preparata prima, è un po' generale, ma non so come non è stata la prima domanda che vi ho fatto in assoluto, ovvero qual è il vostro Pokémon preferito? Quanti Pokémon sono indeboliti per la stanchezza? Va bene. Ovviamente il mio è Ampharos, non c'è bisogno che lo dica. E poi altri, mi piacciono tanto le lotte di Pokémon. Ampharos perché, vabbè, c'è una lunga storia, magari un giorno ve la racconterò, ma non è adesso il momento perché prenderei troppo tempo. E vediamo, c'è un Purloin. Vabbè, io velocizzo questi incontri perché, per fortuna, prima stavo registrando su un computer portatile, mentre ora registro su un computer fisso e le prestazioni sono migliori e quindi tutto è più facile. Aspetta, vediamo cosa c'è. Qui, consigli utili. Quando un Pokémon partecipa a una lotta riceve dei punti esperienza. Per lottare questi Pokémon per farli crescere sempre di più. Basta con queste cose ovvie. Allora, continuiamo in questi percorsi divertentissimi per sempre. Non è vero, ancora siamo da pochissimo. Ma non abbiamo cambiato percorso finora, no? Lillipop, Lillipop, vai Lillipop. E adesso a Patrat. No, scherzo, non lo so. Vediamo, manda Lillipop, ok. Vabbè, velocizziamo. Pistolacqua, ce la puoi fare, Marlin, attento. Ok, Lillipop fanno paura. Hanno molto attacco come Pokémon. Infatti mi sembra che diano delle EV in attacco. Se non sapete cosa sono le EV e gli IV, non lo so, ditemelo nei commenti. Magari ve ne parlo nel prossimo video. Pozione, se volete dei chiarimenti. Ma vabbè. Vediamo Pokéball, ok? Perfetto, perfetto. Non ci dovrebbero essere troppi rumori di sottofondo. E adesso passiamo, dove arriviamo? Ehi, Yavian! Bello. Bello, vi arriva. Comunque questo video durerà di meno perché sono durati troppo quelli di prima. Dai, facciamo una lotta. Il Pokémon che ho catturato di recente ti ho dato già più forte. Forza, cominciamo. No! Perché? Ok, è cambiata la grafica dietro, se non mi sbaglio. Non lo so, per qualche secondo ho avuto questa impressione. Vediamo, manda in campo Lillipup. E io invece mando Marlin. Allora, devo curare necessariamente Marlin. Sì, ok, è vero, ho comprato le pozioni. Ah, meno male che ci ho pensato. Fulmisguardo non è un bene. Posso cambiare per ridurre? No. Volevo togliere la riduzione della difesa, perché Fulmisguardo diminuisce di 1 la difesa. Ok, usa Segugio. Bello, non sai lottare. Sì, siamo carichissimi, sia io che i Pokémon. Va bene, bello, vedremo chi vincerà. E adesso dovremmo andare contro il suo Tepig. Ok. Bene, adesso è il suo turno. L'ha allenato solo a livello 7. Haha, Marlin lo distrugge con una pistola acqua, credo. Che è una mossa di tipo acqua che toglie 40, che fa 40 danni. Ha 40 di potenza, anzi. 40 danni le fa Ira di Drago come potenza standard. Niente da eccepire, Avian, sei proprio forte. Ma vedrai, niente da eccepire. Ma vedrai che non sarò da meno e ce la metterò tutta per allenare i miei Pokémon. Alla grande! Ci vediamo per allenare i miei Pokémon alla grande. Va bene, adesso siamo arrivati a Levantopoli. Sì! Vediamo qui cosa ci dice questo tizio. Il capo palestra al momento non c'è. Dovrebbe essere la scuola per allenatori. Vuoi sfidarlo, vero? In tal caso posso chiederti di andare a chiamarlo. La scuola per allenatori è proprio qui accanto. Adesso lo vado a chiamare. Paziente un attimo, uomo. Anch'io ho studiato alla scuola per allenatori. Non te l'avevo chiesto a nessuno. Lo sapevi che se una mossa è dello stesso tipo del Pokémon che la utilizza, la sua potenza è maggiore? Questo è lo stab, me l'ha insegnato un capo palestra. Infatti Marlin, quando usa pistolacqua, ottiene un 50% di potenza in più da pistolacqua, perché sono tutte
Zia Marlin si è visto l'acqua di tipo acqua. I capi palestra di Levantopoli sono incredibili, le sfidate più volte, ma usano sempre dei Pokémon. Dei tipi di Pokémon contro cui non sono ferrato. Ok? C'è un luogo abbandonato chiamato Cantiere dei Sogni dove si allenano in molti. Lì c'è un Pokémon selvatico molto raro che si dice abbia il potere di far materializzare i sogni. Bellissimo. Lo so, i Pokémon di tipo acqua non reggono bene contro le mosse di tipo erba. So tutto, chiedimi quello che vuoi. No, grazie bambina, il cestino dei rifiuti è vuoto. Voglio quella Pokéball adesso perché tutta questa cattiveria ci possa andare. No, da qui. Ma da qui sì. Ok, vediamo cos'è. Sarà una scemenza, velocità X. Io mi sembra chiamata X. Poi molti la chiamano, non lo so, per. Ma brutto per. Io l'ho sempre chiamata da tutte le cose con la X. Però forse avrebbe più senso con il per. Vediamo. La scuola per allenatori è stata creata per rispondere alle esigenze di tutti coloro che amano i Pokémon e vogliono saperne di più sul loro conto. I Pokémon sono dati di abilità misteriose. Intanto vedo in lontananza Koma. Esiste una tecnica per annullare l'evoluzione dei Pokémon. Vediamo cosa dice il libro di testo. Se durante l'evoluzione di un Pokémon premi il pulsante B, lo sorprenderai al punto da interrompere l'evoluzione. Wow. Se ti va di rispondere a questi sui problemi di stato dei Pokémon, va bene? Bene, allora inizio. Quale dei seguenti strumenti serve a guarire i Pokémon avvelenati? Antidoto. Ottima risposta, prossima domanda. Per guarire un Pokémon paralizzato serve l'antiparalisi. Ma cosa serve per svegliare un Pokémon addormentato? Vabbè, qua un minimo di conoscenza dell'italiano. Ma quante ne sai? Risposta esatta, sei tutto sui problemi di stato. Tieni, questo regalo è per te. Cura totale, grazie. Mi servirà prima o poi. Cura totale, cura tutto, esatto. Vediamo, ormai rimane questo uomo con i capelli blu. Alcune mosse possono essere apprese solo tramite le macchine tecniche. Non occorre usarle con cautela, dato che si possono riutilizzare a volontà. E se poi non ti piace la mossa che hai insegnato, basta usare un'altra MT. Sì, in questo gioco è il primo gioco in cui le MT sono infinite da questa generazione in poi. Vabbè, non mi interessano i problemi di stato. Se un Pokémon viene avvelenato, continua a perdere PS per tutta la durata della lotta. Se non sta lottando, invece i PS non diminuiscono. Anche questa cosa è stata cambiata in questa generazione. Ehi, Avian, sei qui per sfidare i capi palestra? Sì. Fino a poco fa era qui a parlarci dei tipi di Pokémon. Non l'hai incontrato per strada? Senti, Avian, ti andrebbe di lottare contro di me. Voglio capire quanto sono effettivamente importanti gli strumenti durante le lotte. Va bene, sì, dovrei aver guarito. Come si chiama? Avete visto? Cambia lo sfondo dietro, non so il perché. Vi riporta a quel percorso. Boh, vabbè, qualche bug del emulatore. E manda Snivy, ok, che livello è 7, no, 8. Va bene, Marlin non dovrebbe avere problemi. Uso prima un colpo con la frustata, va bene. Per fortuna un Marlin con una. Va bene, non c'entra niente la natura difensiva. Ok, gli faccio ancora molti pochi danni con un'azione. Ho paura, aiuto, frustata. Ok, mi fa malissimissimo. Devo ridurre il calo della difesa. Vai tigre, in caso sacrifichiamo tigre, pazienza. Anche se preferirei di no. Pozione, magari usa lui una azione. Fulmi sguardo su tigre, ok, perfetto. Vai Marlin. Fulmi sguardo, uffa, smettila di usare fulmi sguardo. Con due azioni dovrei sconfiggerlo. Ok, con un'azione, forse ho fatto brutto colpo, non l'ho visto. Bravissimo Marlin, continua a lottare. Perché questa cosa non ve l'ho spiegata bene, ma secondo le regole della Nuzlocke, se un Pokémon viene sconfitto, viene considerato KO per sempre, nel senso come se fosse morto, quindi dobbiamo cercare di non fare andare KO i nostri Pokémon, ovviamente. Capisco. Se ho perso contro di te, vuol dire che sono ancora inesperto. Muahaha. Come pensavo, non è facile usare al meglio gli strumenti. A proposito, Avian, tieni, è per te. Avian, tieni, bacca, arancia. Grazie. Se dai ad un Pokémon una bacca da tenere, la mangerà durante una lotta in caso di necessità. Se invece gli fai tenere un oggetto artificiale come una pozione, non saprà cosa farsene. Buona fortuna. Beh, non ci vuole molto a capire come si beve una pozione. Ok, non so quanti minuti sono, ma non credo. Farò altri 5 minuti di registrazione. Non credo che stia durando molto questa parte. Oppure se ce la faccio arrivo a sfidare i capi palestra. Vediamo, parliamo con l'uomo di prima per vedere se ci dice dove sono i capi palestra. Dov'è questo? No, non c'è più quell'uomo. Sì, sono io il capo palestra di questa città. E tu chi sei? Capisco, vuoi una sfida. Allora dimmi, qual è il Pokémon che hai scelto all'inizio? Oshawott. Quello è un Pokémon debole contro il tipo erba. Faresti meglio a prepararlo con un allenamento ad hoc. Potresti ad esempio esercitarti contro i Pokémon del Cantiere dei Sogni. Beh, ci vediamo.
Credo che utilizzerò, sfrutterò questo consiglio, anzi, vediamo che ci dice. Ci sono degli allenatori che si esercitano al cantiere dei sogni. Sì, ci vado. Perché nel cantiere dei sogni potrei incontrare il nuovo Pokémon della mia squadra. Non ricordo chi capita. Massi. Non so cosa ho detto. Ma sarebbe una bella idea. Vediamo cosa. Vabbè, un altro Purloin. Hanno tutti Purloin. Pistola qua. Perfetto. Un altro Purloin che Marlin disintegra in poco tempo. E cosa stavo dicendo? Sì, che se capita qualche Pokémon che mi piace, spero non ci siano soltanto il nuovo Purloin e Patrat. Va bene, sconfiggiamo prima tutti questi allenatori. Perché se non ci sono solo Purloin e Patrat? Vabbè, sì, mi posso allenare un nuovo Pokémon, non è tutta questa novità come discorso. Ok, Focal Energia potrebbe essere utile, Doccia Scudo non mi interessa. Se provate a giocare al competitivo, ogni tanto ci sono dei Pokémon con Focal Energia che poi fanno brutto colpo ogni mossa che fanno e quindi potrebbe ritornare utile. Lei cosa fa? Qual è stato il tuo primo Pokémon? No, Shot, allora ti serve Pansear. No, non lo voglio! Lo vorresti? No. Perché se prendo Pansear non posso prendere altri Pokémon all'interno del percorso e Pansear è brutto. Difesa X. Ok, non posso incontrare Pokémon qui. Questo è chiaro, allora dovrò andare nel percorso a destra di Levantopoli. Ci sarà un percorso a destra di Levantopoli. Ma assolutamente non voglio Pansear e consumare il Pokémon che posso prendere in questo percorso. Allora. Ok, scusate per il taglio. Comunque, ho deciso di non prendere Pansear, ma di allenare Theodore che entra ufficialmente a pa far parte della nostra squadra. Perché per necessità ho bisogno di un Pokémon che resista più o meno alle mosse di tipo Erba. E lui ha una natura cauta che gli aumenta la difesa speciale. Di solito le mosse Erba sono speciali, almeno la maggior parte, credo. Quindi dovremmo essere a posto, tra virgolette, con Theodore. Quindi diamo il benvenuto a un nuovo membro del team. Salve, io sono Guido e faccio la guida agli allenatori che intendono sfidare i capi palestra. Grazie di aver accettato la sfida. Tieni il ricordo di questa giornata. Abbiamo tieni acqua fresca e questo si potrà fare in ogni palestra. E aumenta il PS. Prego, accomodi. Il nostro menu è pensato su misura per gli allenatori e il vostro vanto va bene. Non ho capito niente, ma va bene. Allora, vediamo cosa devo fare. Ah, devo scegliere il tipo super efficace. Allora, il tipo acqua. Sì, ok, si è aperta. Comunque ce la facciamo benissimo a sfidare la palestra e dopo interrompo la parte. Provate a uscire dalle Vantopoli per... Ti do il benvenuto, va bene. Per che cosa? Per vedere se potevo catturare qualche nuovo Pokémon. Ma... Non ce lo permette un uomo vecchio, va bene. Cioè, c'è un uomo che ci dice non puoi uscire, non hai medaglie, quindi stai qua. Più o meno, riassunto. E poi vi devo fare anche vedere un uomo che mi ha dato una Scuro Ball per... Dovere di completezza. Ok, sul tipo acqua è super efficace il tipo erba. Ok, si è aperto. Spero che lei non abbia un altro Lillipup, per favore. Ha un Patrat. Va bene, posso cambiare e mettere Marlin. Ok. E faccio pistola acqua. No, pazienza! Ok, con un'altra pistola acqua lo butto giù. Perfetto! Purloin, va bene, può andare Purloin. Ho detto che lo chiamo Purloin e poi lo chiamo sempre Purloin, ok. Stavo dicendo può andare Theodore, full mi sguardo. Con due azioni dovrei... No, ha fatto il ruggito, va bene. Morso, Tenten aiuta pure lo stab con morso. E ho comprato anche tante pozioni. No, acqua fresca! Voglio usare una pozione perché basta. Qui ultimo strumento usato, usa Theodore, ok. E sconfiggiamo... Smettila, stupido Purloin. Ok, perfetto, sconfitto Purloin. Theodore sarà a livello 11. Individua, sì, potrebbe tornarmi utile. Ma cosa gli cancello? No, non posso cancellare nessuna mossa. Mi servono di più quelle che ha già. Non far dimenticare. Blocca individua, ok. Perfetto. Sul tipo erba e il tipo fuoco. Siamo già dal capo palestra. Da Spighetto, vabbè, spoiler, Spighetto, chi ha visto la serie di Nero e Bianco lo sa. L'altro siamo in un ristorante, se non si fosse capito. No, non volevo far partire la lotta, vabbè. Ti do il benvenuto nella palestra di Levantopoli. Sono Chicco, la mia specialità sono i Pokémon di tipo fuoco. Sono Maisello, maestro dei Pokémon acqua, ti do il benvenuto. E io sono Spighetto, i Pokémon di tipo erba sono la mia passione. Bene, allora, come puoi vedere siamo in tre.
Siamo in tre perché... lascia stare, spiego io. Siamo in tre e decideremo contro chi lotterà in base al tipo del Pokémon che hai scelto all'inizio. Proprio così. Il Pokémon che hai scelto all'inizio è di tipo acqua, giusto? Ok, quindi sarò io, Spighetto, a lottare contro di te con i miei Pokémon erba. Ok, posso andare a guarirmi un secondo? Ok, un taglio e vado a guarirmi i Pokémon. Ok, fatto. E parte la sfida con Spighetto. Non velocizzerò le lotte importanti come questa contro i capi balestra. Ok, allora se non ti dispiace, col tuo permesso, inizierei la lotta. Sì, che emozione. Vabbè, sì, c'è sempre questo sfondo, non so perché. Scusate, sarà un problema di questa parte, spero. Parte la sfida di Spighetto, capo palestra. Aiuto, chi manda? Lillipup. Va bene, Lillipup possiamo gestirlo con Marlin senza problemi. Ed è il livello 12, me l'aspettavo un po' più basso. Effettivamente potevo anche controllare prima di far partire la lotta che Pokémon ha Spighetto. Vabbè. Avanti Marlin, vediamo lui che fa. Il problema è che hanno una mossa questi capi. Ecco, Guardileone che è molto 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 fastidiosa. L'attacco di Lillipup aumenta, infatti gli aumenta le statistiche, va bene. Io uso Pistolacqua e voglio vedere quanti danni faccio. Guardileone sarà aumentata di 2, no! Smettila! Pistolacqua. Ah, il mio Pokémon, non ti lamentare. Morso, aiuto. Ok. Per fortuna ancora è un danno controllato. Pistolacqua. Pozione, va bene. Si è recuperato più di quanto pensassi. Ok, pistolacqua. Morso, aiuto. Ok. Marlin, ce la fai? Sì, bravissimo Marlin. E adesso manda Pansage, il Pokémon simbolo di Spighetto. Come ho già detto nelle scorse parti, secondo me la sua evoluzione è quanto di più brutto è stato concepito da Pokémon. Vabbè, meno male mi piacciono tutti i Pokémon, però... tra quelli che mi piacciono ce n'è alcuni che mi piacciono meno. Allora, io utilizzerei Fulmi Sguardo. Vediamo che fa Guardileone, lo immaginavo. Però dovrebbe avere attacchi speciali questo Pansage. Credo. Ok, diminuisce. Lo uso di nuovo Fulmi Sguardo. Lui utilizza di nuovo Guardileone. Aiuto. Sì, è una... sto commentando solo quello che succede, ma è molto... tesa la situazione perché potrebbe sconfiggere uno dei miei Pokémon. Azione, vabbè, nel caso Theodore non era previsto, quindi al limite se dovesse sconfiggere lui posso sopravvivere. Senza Marlin no. Ok, se lui non mi fa una mossa d'attacco, aiuto. Frustata, non morire Marlin. Theodore, brutto colpo, non è giusto. Ha sconfitto. Purtroppo devo sacrificare anche Tigre, ma vabbè, Tigre non... pazienza. Ha sconfitto per colpa di un brutto colpo il mio... il mio Theodore, uffa. Ok, frustata, vabbè, Tigre va giù, sì. Vabbè. Ok. Ok, la mia unica speranza è con un'azione di sconfiggerlo. Guardileone. Ok, ce l'abbiamo fatta per un soffio solo perché l'ho utilizzato Guardileone a sconfiggere. Dobbiamo dire addio già a Tigre, Theodore e Tigre. No! Vabbè, sì. Che sorpresa, sei proprio forte. Nemmeno Kick e Maisel avrebbero potuto sconfiggerti. Sì, e basta con questo sfondo strano. Vediamo. La prima medaglia conquistata. Ok, che emozione. E siamo di nuovo qui in palestra. Avviene di ricevere la medaglia Tris da Spighetto. Le medaglie sono la prova della forza di un allenatore. Con una medaglia, anche i Pokémon che hai ottenuto tramite uno scambio ti obbediranno fino al livello 20. Tieni, prendi anche questa. Guardileone! Che avremmo potuto insegnare a Theodore, invece non possiamo. L'MT-83 contiene la mossa Guardileone che serve per aumentare i valori di attacco e attacco speciale. Ricorda che puoi usare le macchine tecniche quante volte vuoi. Ce l'abbiamo fatta e lasciamo trionfali questa palestra. Vediamo cosa ci dice l'uomo dell'acqua fresca. Non dimenticare mai questo momento, l'attimo meraviglioso in cui hai vinto questa medaglia. Va bene. E là, io sono Zania. Ho qualcosa per te da parte della professoressa Ralia, vieni con me. Volevo andare a seppellire il mio Theodore. Tigre.
Ho sentito che puoi incontrare tutti i Pokémon della regione di Unima. Ah, le scale sono da questa parte. Non era Ama. Ah, la mia stanza è qui sopra, prego, sali. Grazie, Zania, non so neanche chi tu sia, ma ti sto seguendo. Lascia che mi presenti di nuovo. Sono Zania e, come puoi vedere, sono una ricercatrice. Al momento mi sto occupando degli allenatori. Conosco la professoressa Rally dai tempi dell'università. Mi ha chiesto lei di aiutarti. E io non mi sono fatta pregare. Ecco, prendi questa macchina nascosta. Ok, taglio. Tra le mosse che i Pokémon possono imparare, ce ne sono alcune che si possono usare fuori dalla lotta. Questa MN ti consente di insegnare la mossa taglio, ti permetterà di tagliare piccoli alberi. Inoltre, proprio come l'MT, anche le MN possono essere utilizzate infinite volte. Ma attenzione, i Pokémon non dimenticano facilmente le mosse apprese da un MN. Adesso però avrei un favore da chiederti. Mi serve il fumo onirico. È emesso da Munna, un Pokémon che si trova in un posto qui vicino chiamato Cantiere dei Sogni. Con il fumo onirico è possibile raccogliere i salvataggi di un sacco di allenatori. Va bene, questo processo si chiama sincro gioco. Noi non potremo utilizzarlo perché siamo in un emulatore. Ok, vediamo cosa ci dice lei. Sei un allenatore? E il PC del centro Pokémon lo usi? Io sono Miko, gestisco gli e-box. Ecco chi era, sai cos'è il box lotta? Allora te lo spiego, nel box lotta va bene, sì, lo sapevo in realtà, ti stavo prendendo in giro, Miko. Quindi qui si chiamerà PC di Miko, credo. Ok, dalla casa di Zania. Purtroppo depositiamo. Non così, perché voglio anche rinominare i box. Sposta Pokémon. Nel box numero 8. Nome. Lo chiamerò, boh, il box mai più, perché sono morti. Che tristezza! Vabbè, dai, alla fine. Mi dispiace per chi si era affezionato a Theodore, però. Però niente, vabbè. È stato breve ma intenso la sua presenza, invece quella di Tigre è stata breve e basta. Purtroppo, ok. Non voglio fare altro nei box. E basta. E ci vediamo nella prossima parte di Pokémon Nero, in cui andremo forse nel Cantiere dei Sogni a trovare questo Munna di cui parla Zania. E proseguiremo, quindi mi raccomando, mettete mi piace, commentate, iscrivetevi proprio in questo istante. E la domanda della parte ve l'ho già fatta, quindi rispondete alla domanda della parte qual è il vostro Pokémon preferito. E basta, spero che vi piaccia.